Inizia con un ricordo personale l'incontro del Papa con i maestri cattolici ricevuti in aula Paolo VI a 70 anni dalla nascita della loro associazione. Nella sua mente gli anni in cui era insegnante e passava le sue giornate con gli alunni. Un lavoro bellissimo, dice, ma di grande responsabilità, un po' come essere genitori. Un lavoro che anche oggi però è mal pagato, aggiunge, e questa è un'ingiustizia. È tra l'altro un impegno che può incutere timore, ma nel quale non si è mai soli perché lo si condivide con altri colleghi e con tutta la comunità educativa. L'invito di Francesco è di aggiornare sempre le competenze, di guardare ai grandi educatori del passato, essere testimoni di vita e speranza e aprire le porte della scuola. L'esortazione più importante però è quella di amare gli studenti perché le nozioni si imparano al computer, mentre per i valori della vita ci vogliono i maestri. Infine chiede di illuminare una giusta idea di scuola al di là delle discussioni perché si è soprattutto relazione di accoglienza, benevolenza da riservare a tutti. A voi chiedo di amare di più gli studenti difficili, quelli che non vogliono studiare, quelli che si trovano in condizioni di disagio, i disabili, gli stranieri, che oggi sono una grande sfida per la scuola. Se oggi un'associazione professionale di insegnanti cristiani vuol testimoniare la propria ispirazione, è chiamata a impegnarsi nelle periferie della scuola, che non possono essere abbandonate all'emarginazione, all'ignoranza, alla malavita.